Cristo siano con tutti voi. Sorelle e fratelli, nel giorno del Signore ci accostiamo al pane della vita e alla parola della salvezza. Lo facciamo con la solita umiltà, innanzitutto domanda perdono. Invochiamo la misericordia di Dio su di noi. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto, Kyrie eleison. Cristo, ti hai dato la tua vita in riscatto per tutti, Cristo eleison. Signore, per accogliere l'unità, figli di Dio dispersi, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Così la parola mi deve insieme il tuo.
non usare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini, parola di Dio. È bello rendere grazie al Signore. Parola del Signore.
partenza del libro del Siracide che abbiamo ascoltato nella prima lettura e la sapienza del Vangelo di oggi che raccoglie diverse tecniche di Gesù messe insieme si intrecciano l'una nell'altra e ci permettono di avere dei bellissimi insegnamenti per noi oggi. Si usa ancora l'immagine dell'albero, ricordate, come due domeniche fa, ma si parla ora dei frutti di quell'albero. Albero buono, frutti buoni. Albero cattivo, frutti cattivi. Cosa sono questi frutti però, cari amici? La chiave di lettura di ogni cosa è la frase finale del Vangelo di oggi. La bocca dell'uomo esprime ciò che dal cuore sopravvola. Cioè si mette a fuoco il tema della parola che un essere umano usa, che è sempre, secondo Gesù, una manifestazione esteriore del tuo mondo interiore. Come tu parli è il modo per far conoscere chi sei davvero. La parola non è solo un mezzo, uno strumento di comunicazione fra tanti strumenti. Le parole buone esprimono sotto un albero buono, un uomo buono. Le parole cattive esprimono in profondità un albero cattivo, un uomo cattivo. Allora capiamo cosa significa che un albero è buono e dà frutti buoni. Significa che un essere umano è buono e riesce a parlare bene. Non parlare bene perché è bravo a parlare, ma perché viene fuori il bene dalle sue parole. Quando siamo arrabbiati, pensateci un attimo, abbiamo confessato i nostri cresimanti qualche giorno fa e abbiamo potuto anche dirci queste cose anche a voi. Quando siamo arrabbiati non ci escono forse parole cattive che dicono proprio la rabbia che abbiamo dentro. Soltanto le parole, la rabbia che abbiamo dentro che conta. Ma quella rabbia è una reazione che ci viene ogni tanto, non disegna chi siamo davvero. A meno che quella rabbia e le parole rabbiose che ne escano non siano una costante, che per caso siamo proprio cattivi. Ma se la rabbia è solo una reazione, normalmente, abitualmente, chi siamo e come parliamo? Come sono le nostre parole abitualmente? Ecco, la prima lettura ci dice in quattro punti velocissimi alcune cose che ci possono aiutare. Si dice nella prima lettura, abbiamo sentito, quando si scuote un setaccio restano i fiuti, così quando un uomo discute ne appaiono i difetti. Si parla anzitutto di discussioni, attenzione, ecco le parole normali, ma di discussioni. Quando discutiamo ci agitiamo, sì o no? Perché stiamo difendendo un'idea, stiamo discutendo, siamo come un setaccio che si muove quando discutiamo per difendere un'idea. Però cosa resta, cari amici, della discussione nelle persone con cui stiamo discutendo? Che cosa resta? Solamente l'informazione che volevamo difendere? No, resta impresso il modo in cui abbiamo parlato. Se siamo stati capaci di far emergere la verità senza offendere, senza attaccare, allora avremo convinto di un ragionamento mostrando la nostra volontà. Se invece avremmo voluto semplicemente avere ragione, distruggendo le persone, allora restano solo i nostri rifiuti, dice la prima lettura, e l'altro si accorge. Poi si dice, i vasi del ceramista li mette a prova la fornace, così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il modo di ragionare, quindi la parola che segue il ragionamento, è un banco di prova, dice la prima lettura. Le nostre parole sono come una fornace per un vaso. Si scaldano poco, spaccano il vaso. Non raggiungono la temperatura giusta, sono parole fredde, non cuociono il vaso.
l'equilibrio nella parola, nel ragionare, è cosa gradita di fare anche a chi parla. Vedete la sapienza del libro del Siracide, ci dice cose umanissime e ci insegna qualcosa che può esserci davvero utile. Vi invito poi a rileggere questa bella lettura in settimana, magari ogni tanto nella vita. Una terza cosa che viene detta: il frutto dimostra come è coltivato l'albero, così la parola rivela i pensieri del cuore. Si parla del frutto collegato non solo con l'albero, ma anche con il modo in cui quell'albero è stato coltivato. Quindi conta il modo in cui coltiviamo la nostra preparazione, le nostre parole appunto. I ragionamenti che facciamo non sono buttati lì, ma sono relativi di chi abbiamo voluto diventare con la nostra formazione, con le nostre scelte. Esprimono parecchio di noi e del nostro passato. Come possiamo vomitare parole cattive e poi pretendere di essere definiti dei buoni? E la quarta cosa, e conclude la prima lettura e va verso la conclusione anch'io: non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. Si dice saggiamente che non è mai bene esprimere un giudizio, anche positivo, su una persona senza conoscerla fino in fondo. La parola è una prova del valore di una persona, perciò occorre ascoltarla molto. Non possiamo giungere a conclusioni affrettate, né nel bene né nel male. Occorre che impariamo ad ascoltarci tanto, perché in quella parola non conosco tanto. Occorre che impariamo a rimanere sintonizzati sulla profondità delle persone ascoltandole parlare. Ecco, allora concludiamo. Tutto questo, cari amici, significa due cose per noi, le due cose che spero possiamo portarci a casa. Uno, chi parla deve impegnarsi a usare le parole non solo per dare aria alla bocca, ma appunto per rivelare chi si è davvero. È fondamentale. Se parliamo soltanto perché ci è stata donata la parola, lo sappiamo, diciamo gli altri, magari lo facciamo noi, facciamo male. Viene fuori un frutto cattivo, speriamo che siamo cattivi. Quando invece la parola la valutiamo bene, diventa fonda, diventa manifestazione di noi, e allora possiamo provare a fare fuori qualcosa di buono. E la seconda cosa, le parole sono potenti. Raccontano cose profondissime, vere, umanissime. Le parole, dice anche la scienza, sono farmaci che possono far star bene le persone. Oppure sono coltelli che le possono distruggere. Andate a leggere, ci sono articoli scientifici che dicono quanto bastano delle parole per far guarire delle persone senza fare medicina. Perché le parole quali sono? Oppure distruggono. Noi scelta di dire parole che siano i nostri buoni frutti, perché poi dobbiamo essere buoni a tutti. Credo in un solo Dio, creatore di cielo e terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo.
preghiere della nostra comunità. Diciamoci, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa di Dio, il Signore le doni qui le sante sapienti e le fonda su tutti i suoi figli la bontà della sua misericordia eterna. Ascoltaci, Signore. Per il nostro paese e per i suoi governanti, il Signore vi aiuti a promuovere il bene comune e la pace, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i lavoratori della terra, il tempo sia loro favorevole e le fatiche si traducano in frutti abbondanti e in benessere per le loro famiglie, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Richiamando le parole del Papa, chiediamo l'intercessione di Maria, Regina della Pace, affinché faccia cessare questa follia della guerra e faccia comprendere a tutte le tante coinvolte di astenersi da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni, destabilizzando la convivenza tra le nazioni e sviluppando il diritto internazionale italiano. Per voi e per la nostra comunità, l'ascolto della parola e la misa dell'Eucaristia raffigurano la nostra visione a Cristo e ci rendono disponibili alla potenza e al perdono, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per i nostri fratelli Gabriela, Francesca, Orlando, Angelina, Pietro, perché il Signore ti accolga nella gioia del paradiso, preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ascolta, Signore, queste parole buone che ti presentiamo, fa che siano il frutto della nostra anima buona e il desiderio di costruire il bene insieme a te. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri
renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre Onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo spirito agisci nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore e la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode.
Signore, che Egli ci ha lasciato nel regno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il suo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco, con il nostro Vescovo Maurizio, con l'Episcopale e con l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla messa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli, San Pietro e tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende in pienezza la tua pace, in Cristo Gesù, Signore nostro. Per Cristo.
Saziamoci della tua di salvezza, invochiamo la tua misericordia, oh Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ho alcuni avvisi. Vi avviso che domani sera ci sono prove di canto in chiesa, dopo cena. Vi chiedo di partecipare se appena potete, perché si trovano i canti della Quaresima, se tra poco cominciano, ci accompagnano per un mese e mezzo. Mercoledì 2 marzo sono le sacre ceneri, inizio della Quaresima, giorno di digiuno di Marco. Avremo nella giornata diverse celebrazioni, tutte con l'imposizione delle ceneri sul nostro capo, potete scegliere dove vi sembra di poter essere presenti meglio. La messa è alle 8:30 a San Lazzaro, alle 9 qui a Pieve, alle ore 17 a Ferrera e mercoledì sera alle ore 21 nella chiesa di Valossa abbiamo i vespri, sempre con l'imposizione delle ceneri. Per chi lavora, mercoledì sera alle 21 può essere una buona occasione. Per piacere, non passate il mercoledì delle ceneri senza partecipare alla preghiera comune e senza ricevere le ceneri sul capo. Partecipiamo, diventa il segno della nostra conversione. Venerdì, che è il primo venerdì di Quaresima, facciamo una cosa straordinaria. Sull'aurora che è arrivata, avete scritto che ci sono le varie vie crucis nel paese. No, sospendiamo tutte le vie crucis venerdì e ne facciamo una sola alle 21 a San Lazzaro per la pace. Ci troviamo tutti lì una volta, facciamo un gesto straordinario, anche un sacrificio personale, vi prego di farlo, ci troviamo e preghiamo per la pace, gloriamo la pace. Gesù dice che c'è una specie di demoni, sì, dicono soltanto pregando e digiunando. Venerdì è giorno di digiuno, di mago, ma io vi chiedo, magari venerdì sera facciamo un po' di digiuno, che offriamo il nostro digiuno e la preghiera che faremo insieme alle 21 a San Lazzaro per questo scopo importante. Da domenica prossima, prima di Quaresima, comincia anche la raccolta di carità che la nostra Caritas ci chiede. Domenica prossima possiamo portare dei legumi, metteremo le cassone in fondo alla chiesa dove ormai siamo abituati. E infine vi ricordo che al termine di questa messa, come già abbiamo fatto domenica scorsa, se volete c'è la possibilità di lasciare un'offerta, un contributo per l'oratorio. L'oratorio significa le attività che pensiamo per i giovani. C'è la possibilità di fare la tessera dell'oratorio, che è un modo per dire appartengo anch'io a quella realtà che aiuta i giovani, anche della nostra parrocchia. E quindi vi chiedo di fare questo gesto di carità proprio per contribuire ciascuno a questa opera. E a proposito di questo, chiudo, mi
prossimi giorni vi verrà recapitata la cassetta proposta a tutti i chiesi, tutta piede, una sorta di questionario. Vi domandiamo cosa pensate dell'oratorio di Chieti. Se è necessario di aprirlo, chi lo chiederebbe e chi è disposto a dare una mano ad aprirlo, a chiuderlo e a pulirlo. Perché solo così che possiamo usare la struttura, se siamo interessati e se vogliamo davvero che siano tutti. Di avere questo questionario, così dalle risposte capiremo anche sulla realtà cosa pensa chiede e i pensi di questa realtà. Il Signore sia con voi, che benedica di ogni potente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Grazie a Dio. Buona domenica. Grazie.